Benvenuti e ben ritrovati pinguini. Come vi dicevo settimana scorsa, oggi sono con i miei amici Lucilla e Federico. Ciao! 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 Allora ragazzi, voi ovviamente non avete potuto vedere il video che ho fatto settimana scorsa per il semplice motivo che per voi ancora non è uscito, perché oggi siamo, cos'è oggi? Il 10 agosto? Sì. Io vi ho contattato e ho detto fate determinate cose e vediamoci stasera perché vi devo far vedere una cosa. Voi avete delle idee di quello che potrebbe accadere? Io in realtà voglio sentire dire che io sono qua senza sapere nulla, io non ho idea, io sapevo solo che dovevamo avere Discord in qualche modo, non sapevo che avremmo fatto un video, non mi è stato detto niente, quindi vai, potrebbe succedere di tutto potrebbe succedere stasera. Bellissimo, allora, prima di trasferirmi, noi eravamo soliti spendere il tempo come? A parte ubriacandoci. Non so se si può dire. Eravamo soliti spendere il tempo giocando in un determinato gioco da tavolo. Cards Against Humanity. Non è Cards Against Humanity, anche se... Ah, Cluedo! Mystery, certo! Vabbè, io sono rimagnata, quindi stasera non lo so. Federico ha attivato il suo neurone. Unico neurone, qua. Allora, quello che ho fatto... E ve lo spiego a voi in maniera dettagliata, sicuramente questa parte la taglierò perché l'ho spiegata nel video precedente. Ci giochiamo assieme per due motivi. Motivo punto uno è che dobbiamo testare, io non l'ho mai testato. Quindi ci potrebbero essere anche dei bug che devo risolvere in diretta, spero di no. Dai che figata. La seconda cosa è per giocarci. Ora, Cluedo è un gioco coperto da diritti d'autore. Quindi l'hai dovuto chiamare Mistero. Non solo, ho fatto le mie carte, ho fatto anche la mia mappa. No, ti prego, adoro. Bellissimo, e i tuoi personaggi ovviamente. Ma stai scherzando? Io non vedo l'ora di vedere. I personaggi, le armi, i luoghi del delitto. Le armi hanno a che fare, diciamo, con in qualche modo con la nostra amicizia. Quindi preparatevi perché vi piscerete addosso. Allora. Posso fare una domanda? Dimmi. So, prima iniziamo perché devo prepararmi mentalmente se è così. Tra le armi, ci sta un dildo gigante? Sì. Lo sapevo! Esatto. Lo abbiamo oggi per il gioco. Secondo me sarà sempre quell'arma, io te lo dico. Cioè. Si possono portare le armi nelle stanze? Questa è la mia domanda fondamentale. No, quello no. Ora capisci anche perché? Perché molte armi non sono concrete, sono cose astratte. Va bene, allora così te lo posso accettare. Molte armi sono astratte, non sono roba concreta. Faccio questa cosa. Intanto, prima di introdurvi al gioco e come si gioca, intanto vediamoci le carte e ci facciamo qualche risata. Che ne pensate? Va bene. La quantità di carte è esattamente uguale a quella del Cluedo originale, però io ho fatto le mie di carte. Che adesso vi mostrerò a una. Iniziamo con le carte personaggio. Allora, ditemi un colore, iniziamo con quel colore. Vabbè, il tuo preferito, mustard, cioè giallo. Allora, Mustard in realtà non è Mustard. Si chiama Bastard. Non è Mustard, ma è... Lo vedete? No! No, adoro Pedro! No! Bellissimo! Bellissimo! Lucilla, già con la prima carta non ci sta più. No, ma tu mi vuoi morire. Pedro! Cioè, iniziamo malissimo. Ma cioè, secondo voi... Non potevano esserci Amadeus. No! Sì! Amadeus! Queste sono le prime due carte. Ci sono altri quattro colori. Ditemi un colore a vostra scelta. Blu. Lucilla, questo messaggio l'ho fatto per te, proprio pensandoti. Oh, grazie. No! Oh, sì! Bellissimo! Madonna, gli rimandi, ricorsi storici, bestiale. Perché questo video è una storia che secondo me vi ha particolarmente scioccato. Particolarmente scioccato, esatto. Giusto? Il viola? Il viola, ottima scelta. Il viola? Sì! Sono del Cluedo! Ho trovato le vostre foto peggiori che ho trovato sull'internet. Madonna che smascello.
Che smascello totale. Io ero così oggi comunque, tale e quale. Allora, ci restano, penso, un'altra carta. Rossa. Noi cosa eravamo solo di guardare ogni anno? Masterchef. Sì. Yeah. Chef Barbieri tutta la vita. Io mi inchino. Io mi inchino al chef Barbieri, al maestro. È una mousse-bouche. È una mousse-bouche. E ricordatevi che se fa scroncio qualcosa te lo deve dire. La mia patong. Fatto scrunge. Passiamo alle armi? Sì. Subito, cioè adesso. Poi voglio dire anche le stanze. Comunque, vai. Iniziamo con l'arma che ha detto Federico. Sto cazzo! Beh, non poteva non esserci sto cazzo. Devo dire che è anche un signor sto cazzo, cioè non è... Sto cazzo è il simbolo della nostra amicizia, penso. Esatto. Questo, tra l'altro, è una foto che l'ho presa non dalle mie, perché la mia c'era una mia amica in questa foto quando la feci, però diciamo questo soggetto lo potete ammirare al Museo del Sesso di Amsterdam. Immaginavo. Bellissimo. Andiamo all'arma successiva. Ma ci sta la cipolla? Stai calmo. Andiamo all'arma successiva. Disagio. Va bene, bello. È, è ucciso col disagio. Il disagio sta... ammazza parecchie persone ogni anno. Io confermo che oggi sono quasi morta di disagio. E te lo dico io che di disagio si muore. Ok, il disagio mi può uccidere. Il disagio nuoce gravemente alla salute. Qui c'è l'arma segreta di Federico. Madonna, ma questo è il mio gioco. Cioè io devo giocare adesso. Questa arma è... Altro simbolo della nostra amicizia. Ragazzi, la quinta arma vi scioccherà particolarmente. L'ho fatta pensando questa a Federico. È l'IAB, totale che IAB. Sì! No, l'immagine è bellissima. È bellissima e soprattutto super accurata, totale. Vive così nel tuo mondo, cioè guarda che colori. Qualcuno deve spiegare cos'è IAB, che significa. È una filosofia di vita, però Lucilla la dovrebbe spiegare, secondo me. È questa filosofia di vita che, di cui io spiego, diciamo, come spettatrice e non come persona che ne fa esperienza. Essenzialmente è Federico che vive nel mondo dei My Little Pony, quindi niente lo tange. C'è un problema? Smadonna, cioè un problema, non serve smadonnare, che sarà mai? Noi invece lanceremmo qualunque cosa fuori dal balcone, lui invece è del suo mondo. Anche noi stessi a un certo punto. Esatto, sì. Lui invece niente lo può distruggere. Niente lo tange. IIB dobbiamo dire che significa semplicemente ignorance is a bliss. E devo dire che l'ignoranza ammazza, perché l'ignoranza ammazza. Io quando ho fatto i test di questo botto, sapete quante ne sono morti di AB? Arma finale, l'ho fatta pensando a Lucilla, un'arma micidiale. per pochi. Raffinata, molto raffinata. Devo dire... Anche questo è notion alla salute. Lucilla è stata una volta attaccata da una lente a contatto. Diciamo solo questo. Ho quasi perso la vita. Vabbè. Anche con una S in mezzo. Vuol dire anche con una S in mezzo. Quasi perso la vista. La vista. Ah, ok. Ovviamente io ho fatto una mappa. La mappa non ha nulla a che fare con quella di Cluedo originale. Ci mancherebbe. Ora vi faccio vedere io una mappa che me la sono ricalcata, me la sono fatta con molta attenzione. E voi mi dite a cosa assomiglia. Vabbè, è casa tua, fra. Esatto. Totale casa tua. Questa è casa mia. Allora andiamo a vedere al finestra Killua. Oh. Andiamo a vedere le locazioni. Ma perché andare a vedere le locazioni quando io ci ho fatto delle carte? Andiamo a vedere le carte. Che ci abbiamo? La doccia. È un buon posto dove ammazzare persone. Un'ottima location. La mia carta preferita. Muore! Noia patato! Ragazzi, nonno, profanate la sua finestra. Il giardino. Giardino, va bene. Giardino, è probabile che ti abbia ammazzato Killua. Esatto. Ora, non ora io non avevo una foto dell'ingresso,
di casa mia, perché queste se no sono tutte foto vere. E ho messo la porta dell'inferno. Sì. Lasciate ogni speranza voi che... La porta dell'inferno, come te la sei uscita? Il lavandino. Però c'è la perché il lavandino e non la cucina? Mi piace che sono tutte foto smarmellatissime. Perché se facevo la cucina sarebbe stato poi troppi pochi passi. Hai capito? Troppi pochi passi, se prendevo tutta la stanza. Ah, certo. Perché le stanze sono tutte comunicanti, giusto? Ho dovuto fare delle location, diciamo, più mirate. Tipo il mio letto col nostro nome Ikea Malmo. Infatti mi stavo chiedendo perché si chiama Malmo. Alla parete attrezzata. La parete attrezzata. Morire sulla parete attrezzata secondo me è topico. Molto da film, devo dire. Molto la da scrivania. Film. La scrivania. E ovvero, non avevo una foto dello sgabuzzino, io ho preso una foto di sepolti in casa. Che secondo me rende l'idea di uno sgabuzzino. Sì, sepolti in casa per chi muore letteralmente. Esatto. LOL. Allora. Si sta a tagliare, Ti sta tagliando tantissimo. Lo so, io lo immaginavo che questa cosa vi sarebbe piaciuta assai. Allora, praticamente ogni giocatore ha la sua location iniziale. Io ho cercato di fare che si possa raggiungere almeno due locazioni con almeno tre e al massimo sei posizioni. Spero di aver fatto il lavoro migliore. Ora, chiudiamo tutte ste fregnacce. I quadrati marroni sono i passaggi segreti? Sì, sono solamente anziché di 4 due botole. C'è un sito che si chiama Allbear che mi permette di gestire la mappa. Voi vi potete fare un account su Allbear, spostare le vostre pedine. Però magari facciamo un'altra volta, perché già vi siete fatti gli account su Discord perché non ce l'avevate. E quindi già sono tutte posizionate. Tipo Federico è qua, Chef Barbiero ovviamente l'ho messo in cucina. Qui c'è Amadeus, Pedro, Elisa, Lucilla che parte dalla zona giardino. Allora, una cosa che ho fatto, una modifica, diciamo, importante che ho fatto, è anziché di lanciare due dadi da 6, io ho fatto un dado da 6. Perché in base a come erano le location, secondo me due dadi da 6 sarebbe stato troppi passi. Ovviamente il bot potrebbe avere dei disagi, quindi preparatevi ai disagi, perché non l'ho mai testato con tre persone. Ora io lo faccio partire il mistero bot. Ma quindi dobbiamo prenderci carta e penna, immagino. Minchia, mi sono dimenticato di fare questa cosa. Sì, dobbiamo prenderci carta e penna perché devo fare un po' di Excel. Ma sapete che oggi io ho viaggiato. Io mi scrivo sul computer le cose a sto punto. Sai, anch'io mi scrivo sul computer, sai che sì, anch'io mi apro Excel. Allora, sulla chat, anche questa qua, dove stiamo parlando adesso, e poi scrivere help, aiuto, perché in italiano, e vedete che qua vi dice come utilizzare il bot. Vabbè, facciamo prima un giro di prova e poi vediamo se funziona tutto, e poi facciamo una partita vera e propria. Vabbè, un'altra regola che c'è, che praticamente quando si va nella botola, la botola non conta come un passo successivo, cioè vi ricordo automaticamente qua e non conta come un altro passo. Detto ciò, allora io scrivo, per esempio, io entro nel gioco, entra Pedro. Oh, pazzesco, AFK giocherà come Pedro. Fate voi la vostra azione, entra. Ok, ci sta. Ora, se voi avete notato, il bot vi ha cambiato il nickname. Ah, vero? Esatto, vi ha cambiato il nickname. Ma non a te però, a te no. A me non me lo può cambiare perché sono l'amministratore della chat e il bot ha questa limitazione, cioè Discord ha messo questa limitazione. Infatti non sapevo se la cambiava sta cosa. Vediamo se la distribuzione delle carte funziona regolarmente. Dovremmo ricevere 6 carte a testa. Vediamo. Controllate i vostri DM appena faccio inizia. A me mi ha dato uno sbotto di carte, mi ha dato. Anche a me. Anche a me. Niente, ha segato il bot. Allora, facciamo così, così vi faccio vedere come funzionava alla fine. Poi ora lo sistemo. Vediamo qual è il bug. Se io faccio tipo accusa, tipo Elisa, IIB in sgabuzzino. Quindi ho finito la partita?
No, vabbè, ma che c'è? Non è vabbè, non perché ce le abbiamo tutte. No, perché no, non credo. Abbiamo 18 carte. Appunto, ma no, queste non no, ci sono. Non 21. Ah, cazzo, certo, vero. Bestiale, comunque non l'hai neanche lette già. Ah. Ora vediamo qua che tipo di bug c'è. Il bug della distribuzione delle carte era in questo doppio ciclo foro, dove ogni carta veniva data a ogni giocatore. Ho risolto in questa maniera: ogni carta viene enumerata da 0 fino a n-1 e la assegno al giocatore che si trova in questa posizione all'interno della lista. Poiché gli indici eccedono la lunghezza della lista dei giocatori, uso l'operatore modulo per selezionare ciclicamente tutti i giocatori. Mi ci sono voluti circa 4 minuti per capire qual era il problema e qualche secondo per sistemarlo. Ci siete tutti e due? Perfetto. Inizia. Andiamo in DM. Io c'ho 6 carte. Io pure. E anche io. Allora, fate un test. Lucilla, vai in DM nel bot e mostra una delle tue carte a Federico, qualsiasi. Devo scrivere solo il numero o anche il cancelletto? No, solo il numero. E quattro, Federico dirà la carta che gli hai mostrando. Oh, hai ricevuto un messaggio? Oh, mi hai mostrato per caso la scrivania? Ora io mostro una delle mie carte a no. Lucilla. No. No? No, non ti ho mostrato la scrivania. Allora, aspetta un secondo. Ah, perché hai messo numero uno? Ho scritto rivela uno Federico. Perché e il mio la mia unico... numero uno è la scrivania. Appunto, infatti, la mia 1 è IAB. Scusami, quindi ti sta mostrando le tue carte? Quindi... Le mie carte mi stai mostrando? Allora... Io sono un coscione, certo! Sì, qua l'errore è palese. È palese? Sì, sì, è palese, è palese. In questo caso, il bug si trova all'interno della funzione Handler Command Reveal. Vado a selezionare l'utente indicato dal comando rivela e mostro la carta indicata, che purtroppo è la carta dell'utente indicato, non dell'utente che vuole rivelare la carta. Ho risolto il problema aggiungendo questa linea di codice e modificandone quest'altra, in cui distingo l'utente che manda la carta dall'utente che riceve la carta, allegando la carta del giocatore sender a un DM indirizzato a un altro giocatore. Oh, dove, vi giuro che ora funziona. Ho scoppiato okay. Tutto, ho scoppiato tutto, però non il bug non c'è più. Adoro che comunque ci sono due tipi di persone nel mondo, o funziona o scoppia tutto. Perché ho cambiato proprio parte del codice in diretta, non figuro se c'è del beta test, poco un po' di beta test c'era, ma come vi dicevo ero solo, quindi mostravo le carte da solo, ovviamente, oh certo io ce l'ho questa carta, è normale che è giusta. Che carta vi ho mostrato, Lucilla? Il lavandino. Funziona! Vede, me ne mostri una tua a me? Lo dovete scrivere in DM questa cosa. Funziona anche se l'ho scritta in una chat pubblica, però è meglio scrivere in DM perché così non sappiamo che numero mostri. Sennò che ci dai un'altra informazione, eh? Giusto, 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 giusto. Mi hai mostrato... Sto mostrando una fede. Mi hai mostrato Amadeus, confermi? Confermo. Vede, te ne sto mostrando una. Ah, esatto, esatto, mostragliela. Il Malmo, Malmö. Ci siamo? Possiamo fare una ci partita? Siamo. Facciamo. Ricominciamo? Faccio ferma. La soluzione era Lucilla ha ucciso nella finestra di Kilo con sto cazzo. Perfetto, ragazzi, allora abbiamo risolto i bug, spero. E ora ci possiamo divertire. Io entro sempre con Pedro, dai. Allora, Federico è chef barbiere, quindi parti dalla cucina. Sì. Lucilla è Amadeus, quindi parti dal qua, se non ricordo male. Inizio io. Inizi tu, poi io e poi Lucilla. Questi altri turni sono così. Però prima prendiamo le carte e prendiamo nota delle carte. Certo. Ok, va bene. Io ci sono. Fede, tu ci sei? Ok, sì, ci sono. Magnifico. Tira. Allora. Scrivi in chat, tira e vediamo che tiro fai. Vai. Due. Due. Dove ti sposti? Verso la finestra o verso il lavandino? No, verso il lavandino, verso il lavandino. Tipo così. Dai. Tocca a me. Sei.
Minchia, sei. Io non mi ricordo da dove parto, però. Sono questo, sono. No. Sì, Pedro, sei vicino alla scrivania. Vado nella scrivania. Allora, questa è la mia prima ipotesi reale che faccio. Io dico che è stato Amadeus, e quindi lo spostiamo qua, sulla scrivania con la cipolla. Chi mi viene di mano è Lucilla. Lucilla, hai carte da rivelarmi? Allora, Amadeus, scrivania e cipolla. Sì. No, niente. Vede? Ok. Ovviamente, okay. Carussi, non sbagliate il numero perché mi mandate la carta sbagliata e facciamo quello che ha fatto Lucilla qualche settimana fa, che mi ha mostrato la carta sbagliata. Vediamoci anche che nella stessa sera tu ci hai chiamato dei disattati e poi hai deciso di chiamare tutte e tre le tue carte. Sì, una cosa che no, sì, è meglio dire che io ho chiamato tre carte che avevo io in mano, quindi ho sprecato un turno, però ho vinto quella partita. Ecco qua, a me. Grazie Fede, tocca a Lucilla. Ok, tocca a me, io tiro però mi sa che rimango lì, vabbè, allora facciamo. Tu intanto tira. Hai fatto 4. Allora, formulo la mia ipotesi e siamo Lucilla, la scrivania con la lente. Di mano è Federico. Mostri qualcosa? È It's Lux Lucils. Tutto sì. Attaccato. Sto scompisciato. Non sappiamo cosa tu le hai mostrato, però io ho la mia ipotesi, quindi mi sono preso un appunto io su quello che potevi avere. Certo. Ok, adesso tocca a Federico. Vai, Fede. 4. Vabbè, arrivo dal lavandino. Nel lavandino, chef Barbieri, quindi io, con frutto. Ce la posso fare? Mostratemi. Allora, chi è prima? Chi è prima? Lavandino, chef Barbieri, Ruth. Mi sa che sei tu un bare. Allora, io forse ho delle carte, forse. Allora, Federico, underscore 47. 994 294 29, eh? Ci siamo. Perché ridi? Ma ridere, cioè è un gioco serio, ragazzi. Io mi sono impegnato a farlo. No, hai ragione. Sono stato un giorno. È un e gioco mezzo. Serio. Valerio, letteralmente mezz'ora fa, raga, vi scasserete da ridere. Cioè, non vi sto aiutando inutilmente, vi scasserete da ridere. Ma vi sono scassato alle risate? Vi ho mentito? No, no. Assolutamente no. Tocca a me, giusto? Te. 4. Non mi sposto. Mi vai. No, resto là. Io dico che è stata Elisa. Col disagio sulla scrivania. Lu, tocca a te. Vediamo cosa mi mostra. Non ho niente. Fede. Ok, vi ho l'informazione. Ok. Vabbè, grazie. Lu, tocca a te. Allora, hai fatto 5. Che fai? Per forza vado al passaggio segreto. Non sei questa, sei chef barbiere Amadeus, giusto? Amadeus. 1, 2, 3, quindi sei qua, 4 e 5. Ok. Beh, mi avvio. Vai, io però devo dire che rimango nella lavandina. Okay. Dico che però è stata Pedro. Minchia. Con la cipolla. Pedro, che sono io, quindi mi devo spostare nel lavandino. Pedro, lavandino, cipolla. Con la cipolla. Inizia Lucilla, giusto? No, inizio io. Non c'ho niente. Ho anche niente. Resto dove sono? Allora. Sei nel lavandino. Io dico che è stato Pedro sul lavandino col disagio. Io non ho niente. Manco tu, Fede? No. Vai, Lu. 3. Vai nel lavandino? Sì. Vai, tocca a te. Faccio lavandino, me stesso, quindi Amadeus, con sto cazzo. Fede. Non tengo niente. Manco io. E anche tu? Sì, allora, io voglio provare. Scrivi accusa e le tre carte, dai. Ok, devo mettere i numeri? No, no. Devi scrivere nella chat pubblica le accuse. Allora, no. Dico Pedro lavandino. Aspetta, cos'era? Io lo so, se io l'ho capito cos'è l'arma. È disagio. Thank you.
La carta al lavandino non esiste. Vale, non devi mettere le virgole. Non devo mettere le virgole. Devo sistemare il codice. Beh, devo strippare gli spazi. Non devi mettere le virgole. Gli spazi. Vabbè, scusami. Allora vado. No, scusami, le virgole devi mettere. Devi mettere gli spazi. Devo mettere? Gli spazi. Mettere solo virgola, no spazio. Questo è facile da sistemare, va bene, però ora non lo voglio sistemare perché mai voglio capire, perché sennò se non so la soluzione stasera io muoio. Secondo me hai sbagliato, Fede. Certo che è sbagliato, era il disagio. IIB, scusami. Fede, no! Era IIB, era, io avevo capito che era IIB. Io ero, no! Io ero sicuro che non era il disagio, cioè io avevo capito Fede e Lavandino, beh, era ovvissimo, ma... Minchia, no! Allora, io c'avevo questa, io. Mostriamo. Io avevo questi appunti, c'avevo. Pedro e Lavandino erano quelli che ormai sapevamo tutti. Lucilla ha detto sto cazzo e non ha chiamato la soluzione. Quindi doveva essere IAB. Perché il disagio ce l'ho io. Raga, voi siete stati fortunati perché io avevo tutte le stanze, praticamente. Io c'avevo quelle in giallo, io c'avevo io. Non avevo niente del resto. Mi è piaciuto? Tantissimo, un bar, è un capolavoro. Troppo, troppo bello, veramente. E cosa serve, tipo, avere, che so, GTA, quando possiamo giocare a... Capito. Mistero. Mistero, che poi ti sei ispirato al programma di Mediaset. No, non c'entra niente quello. Mi sono ispirato a Re Mysterio, più che altro. Però non potevo chiamarlo Mysterio. Mi dispiace che non è... Sai quale personaggio dovresti aggiungere, però? Fare le persone. Poi, se ci vuoi, facci le espansioni. Lo gnomo armato di Ash. Ci avevo pensato, te lo giuro. Ci avevo pensato. Però, secondo me, Elisa Trucam era più importante. No, beh. Grazie, Mbare. Siamo d'accordo. Secondo me. Perché io ho voluto mantenere le sei. Espansioni, cambi personaggi. Ci metti uno gnomo armato di Ash. Allora. Sono riuscito a fare un gioco bello. Pazzesco. Bellissimo, Mbare, cioè veramente pazzesco. Benissimo, quindi io vi rimando al prossimo video. Ringraziamo Lucilla e Federico che hanno prestato la loro presenza per questo testing. No, che mi hanno fatto scoprire un paio di bug che non sapevo. Come diamo le carte a tutti, perché tanto è inutile. Come mostrare a un giocatore le sue stesse carte. Però alla fine ci siamo riusciti a farci una partita normale. Ah sì, assolutamente. D'accordo, dai. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kino. Ciao.